Ciao ragazze, voglio farvi vedere la mia collezione di clip in feltro. Clip in feltro uguale altra fissa. Allora, forse questo raccoglitore io già ve lo avevo mostrato, forse quando l'ho comprato e vi avevo già accennato l'utilizzo che ne avrei fatto. Allora, io ho organizzato le clip in feltro in questo modo. Ho utilizzato, questo è un binder della Simple Stories della linea 6 Cheese 2 e praticamente io ho preso queste plastichine divise in quattro che sono per gli album per fare Project Life. Ci ho messo dentro delle card e alle card ci ho agganciato queste clip in modo che ce l'ho sempre a portata, diciamo, di mano, cioè comunque facilmente consultabili. Non sono messe in ordine, nel senso che qui ci sono solo le quattro natalizie che ho, per il resto è un ordine un po' così a caso. E ve le faccio vedere un attimino nel dettaglio, sperando che non spari la plastica di questi cosi nella telecamera, ma già vedo che. Allora, e poi vi suggerisco anche una venditrice dalla quale io compro e un negozio su Etsy dove mi trovo benissimo. Allora, queste sono state le primissime che ho comprato e sono troppo carine. Allora, qui adesso viene via tutto. Ok, allora, questa è una ciambella. E sono rifinite dietro in questo modo. L'unica cosa che non mi piace è la clip, questa qui rivestita in plastica. Non lo so, quando le ho comprate non ci ho fatto caso, però questa c'è la fucsia, la volpe c'è la bianca. Per carità, abbinate, però non mi piacciono granché, le preferisco o dorate o cromate. Comunque la clip è fatta benissimo, cioè è benissimo, è lei che spunta dall'agenda una volta che voi l'avete messa. Poi ho queste, qui c'è la tazza con il caffè dentro, c'è questa casetta che è carinissima. Queste e queste non c'entrano niente, sono in feltro ma sono delle mollettine che avevo comprato in un negozio che si trova in alcuni centri commerciali, si chiama Claire's, probabilmente lo avrete già sentito parlare, vende bijou, vende fermagli per capelli, robine, cover per telefoni, è uno di quei negozietti che vende un po' di tutto. Poi ci sono queste che sono quelle di Cocoa Daisy e anche queste per il momento stanno qui, questa non è in feltro ma non sapevo dove metterla e l'ho lasciata qua. E poi ci sono queste qui che sono quelle che ho comprato da questa venditrice. Allora vi metto anche il link nell'info box. Lei si chiama Pinky Bows Boutique. Eccola qui, la trovate su Etsy. E le clip costano poco, mi pare intorno ai 2,38 dollari a clip. Le spese di spedizione non sono alte perché io ho pagato sempre intorno ai 5,50 dollari e ho avuto sempre un codice di tracking, quindi queste arrivano con raccomandata. Arrivano confezionate carinissime. Lei usa sempre queste card e le attacca qui con il washi tape. Ripeto, arrivano con raccomandata, impiegano un po' perché anche se l'articolo sul negozio, insomma, è indicato come disponibile, quando voi andate a fare l'ordine, prima di 2-3 settimane non parte. Una volta che parte, il tracking rimane fermo con la scritta shipping label. E poi insomma fa tutto il suo corso. Questo ultimo ordine che io ho fatto in particolare ci ha messo veramente tanto ad arrivare. Ho fatto l'ordine il 2 giugno, il pacchetto è partito il 27 giugno ed è arrivato oggi, è 17 luglio. Solitamente con un mesetto arrivano. È comunque tanto perché una raccomandata, forse dipende dal tipo di raccomandata, questa sarà più economica, non lo so. A me preme comunque avere la tracciabilità e il fatto che io debba firmare al postino. Sui tempi non ho problemi, tanto anche quando si ordina da AliExpress i tempi sono lunghissimi, non sono cose insomma, con le quali devo mangiare, quindi va benissimo così. Allora, queste sono le ultime che ho preso, la sirena, il pavone è troppo carino, la coppa di gelato, dunque mi sa che io ho fatto un danno a mettere tutto qui dentro perché
Le riuscite a vedere? Sì, vi prego, ditemi di sì. Questa è tipo la tazza di... sì, è un mug. L'unicorno, la macchina da scrivere, la mongolfiera. Oltretutto, se la seguite su Instagram, lei spesso mette anche dei codici sconto. Per esempio, a Pasqua c'era il... Lei aveva messo a disposizione per tot ore, mi pare, un codice sconto con la quale si aveva il 40% di sconto ed è veramente tantissimo. Io in quell'occasione ne ho comprate proprio tante, tante, tante. Lì poi era successo che gli si era tipo, mi sembra, rotta la macchina, insomma, aveva avuto dei ritardi, mi ha scritto per scusarsi e mi aveva fornito un altro codice sconto per avere le spese di spedizione gratuite su un eventuale ordine successivo. Quindi ho aspettato di ricevere quelle clip che comunque sono arrivate nei tempi e usufruendo delle spese di spedizione gratuite ne ho ordinate altre. Penso che mi fermerò qui perché insomma ce n'ho un bel po'. Certo, se andate a vedere ce ne sono veramente di tante e di belle. Natalizie, io ho preso il Babbo Natale, anche se ha il cappello rosa, l'avrei preferito rosso, ma c'era scritto nella descrizione, è una mancanza mia. Questa è la valigia, la borsa degli attrezzi dell'aiutante di Babbo Natale, è troppo carina. E comunque sono rifinite benissimo. Tutte hanno la clip dorata, clip tutti uguali, quindi insomma io mi sento di consigliarvi questa venditrice, insomma. C'è l'albero di Natale, c'è il mug con la scritta Santa. E la volpe, la volpina nera, l'ape, questo è uno scoiattolo e questa è una gattina. Sono carinissime, queste sono in cartone, quindi niente, proseguono le mie clip d'agenda. Io spero insomma di avervi fatto cosa gradita. Se le cercate, ripetete, andate a sbirciare perché ne ha una quantità, ne ha tantissime in vendita di tutti i tipi. Prezzi buonissimi, spedizione tracciata, quindi insomma io sono più che soddisfatta. Spero di avervi dato qualche idea, qualche spunto per il vostro shopping e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!